schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un'attività, non è una grandissima attività per fare chissà cosa, è un deathmatch calci e pugni ed è all'interno del Bahama Mamas. Allora, diciamo che in tanti sono entrati, hanno fatto le cazzate sotto mappa, è una cosa che non condivido io, l'andare sotto mappa soprattutto, e quindi non ho portato niente di tutto ciò. So che entrare con il camion dei pompieri mi sembra che l'hanno facciato, non capisco il perché, però comunque sia la Rockstar si attacca a tutto, si attacca ultimamente, e quindi ho trovato questa attività che è all'interno del Bahama Mamas. È un deathmatch che possiamo fare in 7-8 persone. Adesso andremo a vedere come, diciamo, come si svolge questo deathmatch e come funziona, cioè come funziona. Funziona come tutti i deathmatch, pigli meni e cazzi e mazzi, insomma non è che devi fare chissà che, però comunque adesso andremo a vedere all'interno del Bahama Mamas. Più che altro io non sto facendo l'attività per fare il deathmatch, ma sto facendo, diciamo, questa attività per vedere il Bahama Mamas, visto che io sinceramente sotto mappa non ci sono andato, con il camion dei pompieri morivo sempre e quindi ci ho rinunciato alla fine, perché comunque sia morì schiacciato addosso a una porta del locale col camion di pompieri non è tanto gradevole, e quindi ho detto vabbè, va, trovato questa attività, famo questa attività, e quindi niente, insomma questa è l'attività ragazzi, questo è il Bahama Mamas, insomma locale come tanti altri. Speriamo che il fatto che abbiano riaperto la mappa sia riconducibile a quella post che avevo messo, diciamo, in un video di GTA Forum, in cui diceva che avrebbero aperto alcuni locali di GTA. Spero che sia per questo motivo che abbiano fatto questa cosa, sarebbe cosa gradita, dal momento che hanno messo solo armi, hanno pensato a gente che secondo me non meriterebbe manco di giocare su GTA, senza pensare a gente che gli piace divertirsi su GTA. A me per esempio piacerebbe venire qui al Bahama Mamas e ballare come si faceva una volta a GTA San Andreas, seguì determinati step per poter ballare, insomma, come tante altre cose. Io adesso dico questo, però ci stanno tante altre cose. Vabbè, il locale è questo, l'attività ve la lascio in descrizione. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. See you.